Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Solo en tu voluntad.
Amen, pace di Cristo e Dio vi benedica. Benvenuti a questo nuovo appuntamento di studi. Io sono il ministro Bracuto Alessandro, incaricato della Opera Horeb Milano. Oggi è il 7 di settembre del 2018. Gloria al nome di Gesù per questo meraviglioso giorno che ci ha concesso venerdì. Siamo verso la fine di questa settimana. Amen. Preparati anche per la nostra domenica per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Ma come tutti i venerdì, questo è un appuntamento di studio, di parlare la parola di Dio, di discepolare, insegnare, di essere ammaestrati dal nostro Signore Gesù Cristo. E anche in questo giorno voglio veramente ringraziare a tutti coloro che in questo momento sono all'ascolto, a tutti coloro che ascolteranno. E quest'oggi, questa sera, per la prima volta, sto anche provando a fare un nuovo live, un live video con un nuovo programma e un test. Potete poi trovarlo sulla nostra pagina e quando sarà pronto. Se questo funzionerà, sarà un qualcosa in più che ogni venerdì aggiungeremo al lavoro che si sta facendo per espandere la sua parola, la parola del Signore. Il Signore è stato predicato, ma anche ci ha donato la splendida tecnologia per poter espandere il suo messaggio, la sua parola. Dio vi benedica, benvenuti a questa puntata, in questo nuovo giorno di studi. Un saluto a tutti quelli che si stanno collegando in questo momento nella piattaforma Facebook. Se qualcuno già ha il link, sta guardando anche il link del video, del live, Dio ti benedica. E anche questa puntata sarà registrata in audio nel nostro canale e del nostro podcast di Antioca, di Torino e Milano. Amen, affinché questa puntata possa essere anche ascoltata in un secondo momento, in un altro tempo e chissà forse anche in un altro anno. E che bello che abbiamo questa forma multimediale, amen, dove possiamo registrare video e audio, e tutto per la gloria del Signore, ma anche per la futura generazione apostolica, che sono i tuoi figli, i nostri figli, se si torna prima. Amen. Signore, ti ringraziamo in questa sera, ti ringraziamo per essere qui e darci l'opportunità di condividere la tua parola, Signore. Possa tu in questo momento prendere controllo della mia mente, togliere dal mio cuore tutto ciò che può essere di impedimento a far fluire il tuo Spirito Santo, Signore, e affinché possa essere un canale, amen, per far scorrere la tua acqua, Signore, e affinché questo messaggio possa arrivare al cuore delle persone che tu hai scelto, che debbono ascoltare questo messaggio, e che questo messaggio possa edificare, incoraggiare e aiutare, Signore, chi lo ascolta o lo ascolterà in un futuro. Signore, grazie per quello che tu farai in questa sera e per tutto quello che farai ogni volta che queste parole verranno ascoltate. Ti sto chiedendo ogni cosa nel nome precioso del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Dio vi benedica. Benvenuti a questa serata di studio. Non ho particolare un titolo specifico per questa sera, ma semplicemente ho scelto di chiamare questa puntata Salmi 84. Amen. Parleremo, leggeremo il Salmo 84 e condivideremo un pochettino ciò che il Signore ha messo nel mio cuore con riferimento a questa scrittura. Sicuramente è un salmo che tutti conoscete. E sicuramente il verso dove ci fermeremo è un verso che tutti conoscete, ma come può parlare questo verso questa sera alle nostre vite? Come può parlare la tua vita? Come ha parlato la mia vita? Questo vi voglio condividere con un'esperienza, amen, che proprio questo verso menziona. Salmi 84, leggeremo e per convenzione la Nuova Diodati, questa è la versione con cui io studio e porto la parola di Dio. Per chi studia in spagnolo, usiamo la Reina Valera 1960 e nell'inglese la King James. Questa sera leggeremo la Nuova Diodati, Salmi 84, la gioia di dimorare nella casa di Dio. Amen. Dice la scrittura: o quanto amabili sono le tue dimore, o Eterno degli eserciti! L'anima mia anella e si strugge per i cortili dell'Eterno. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero trova una casa e una rondine un nido dove posare i suoi piccoli, lì presso i tuoi altari.
o eterno degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano, dice la scrittura, di continuo. E poi mette questa frase, Sela, come pausa. Il verso 5 dice, beato l'uomo che ripone la sua forza in te e che ha in cuore le tue vie. Quando attraversano la valle di Baca, la trasformano in luogo di sorgenti e la prima pioggia la ricopre di benedizioni. Essi vanno di valore in valore e infine compaiono davanti a Dio in Sion. O Eterno, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera e tendi l'orecchio, o Dio di Giacobbe, Sela. Vedi, o Dio, nostro scudo e il riguardo del tuo unto. Verso 10, che è il verso chiave per Sela, dice, sì, un giorno nei tuoi cortili vale più di mille altrove. Io preferisco stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Perché l'Eterno Dio è sole e scudo, l'Eterno darà grazia e gloria. Egli non rifiuterà alcun bene a quelli che camminano rettamente. O Eterno degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Beato l'uomo che confida nel Signore. Beati quelli che lodano di continuo al Signore. Amen. Beati quelli che hanno il cuore nelle vie del Signore, perché questi sono uomini che benediranno. E dice questo Salmo che la loro benedizione sarà benedizione per gli altri, perché dice che nel verso 6 attraverseranno la valle di Baca, trasformeranno in un luogo di sorgenti. Ovunque una persona benedetta va, trasforma e benedice, porta benedizione nel luogo dove questo uomo, questa famiglia, questa donna benedetta da Dio va. Amen. Dice la scrittura, perché loro vanno di valore in valore. Amen. E perché veramente sono con un cuore conforme al Signore. Dice che è meglio abitare alla soglia della casa di Dio che abitare nelle tende degli empi. È meglio abitare nella soglia della casa di Dio che abitare in questo mondo. Amen. O Eterno degli eserciti, beato l'uomo che confida in Dio. Amen. Un giorno nella casa del Signore. Amen. Dice la scrittura. Un giorno utile vale più di mille altrove. Che scrittura meravigliosa. Che scrittura preziosa per la tua vita questa sera. Con questo verso, amen, il tuo cuore dovrebbe gioire, il tuo cuore dovrebbe esultare. Meglio un giorno nei coltili della casa dell'Eterno, fratello, sorella, ascoltatore, che mille giorni fuori da questa realtà. Dice ancora un'altra scrittura nel Salmo 27, il verso 4, dice, una cosa ho chiesto all'Eterno, amen, e quella cerco. E quella cerco. Guardate che interessante questa cosa che dice il verso. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco. Di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. Fratelli, il mio cuore gioisce quando leggo questi versi, perché sono di incoraggiamento e di esortazione per quelli che non riescono a comprendere quanto è importante dimorare nella casa dell'Eterno alla sua presenza. Fratelli, viviamo quotidianamente, giornalmente in questo mondo, ma il nostro cuore deve desiderare di dimorare nella casa dell'Eterno. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco. Questo verso già ci fa capire che non è facile dimorare nella casa dell'Eterno, che non è facile in questi tempi dedicati alla presenza dell'Eterno per varie circostanze che ci presenta la vita. Ma la tua preghiera, la tua supplica deve essere davanti a Dio, Signore, io cerco e voglio dimorare
nella casa, aiutami affinché io possa contemplare tutto ciò che è la tua bellezza e ammirare il tuo splendore. Wow, fratelli, che versi meravigliosi. In questa sera il Signore ci ha riservato. E tutto questo è un qualcosa di molto importante per la tua vita. Io so che il Signore ha una parola per la tua vita. Amen. Molte volte credo che sia capitato a tutti quanti noi, amen, di ricevere, se posso dire, una richiesta di preghiera, forse da parte di un marito, forse da parte di una moglie, di una figlia. Amen. E molte volte preghiamo senza sapere il perché. Ed è importante sapere il perché di una preghiera molte volte. Ma semplicemente preghiamo di fronte a questa richiesta. Molte volte, dicevo, è capitato di ricevere una richiesta da un marito, da una moglie, o da marito e moglie insieme, di una richiesta di preghiera. Amen. Forse la natura di questa richiesta è perché avevano difficoltà nel lavoro. Forse la natura di questa richiesta di preghiera è perché c'erano problemi nella famiglia. Forse la richiesta di questa famiglia di preghiera è perché erano preoccupati per i figli. E molte volte si prega a pregare, ma dopo non tanto tempo ti rivela, ti insegna il motivo di questa richiesta e cosa è successo. Quante volte vediamo famiglie davanti a noi che sembrano famiglie perfette, famiglie modello, esemplari, un matrimonio esemplare, dei figli esemplari, ma molte volte è semplicemente una maschera che questa famiglia, questo marito, questa moglie si mette, amen, quando si arriva a un culto, quando si arriva a uno studio, quando si sta insieme. In alcune circostanze, dopo aver pregato per questa famiglia, il Signore ti insegna cosa è successo. Forse in questa famiglia c'era un problema dove marito e moglie stavano per separarsi. I figli erano veramente disperati nell'angoscia di questa situazione tra papà e mamma, tra moglie e marito. Ma sempre noi li abbiamo visti o li vediamo un matrimonio esemplare, una famiglia esemplare. Ma qualcosa è successo nella vita di queste persone. Amen. E nonostante non solo questo problema tra marito e moglie matrimoniale, ma a questo si aggiunge per esempio una difficoltà economica. Amen. Arrivano i dubbi nei confronti di Dio, della sua parola, del suo servo. Amen. E allora arriva veramente la richiesta di aiuto. La richiesta di aiuto che va a Dio. E in questi frangenti, in queste occasioni, in queste situazioni, ciò che noi dobbiamo fare come servi di Dio non è di cercare le cause o di spiegare come fare o cosa non si doveva fare o cosa si doveva fare. Il nostro compito non è andare nel passato e cercare la causa del perché è arrivato questo problema. Il problema è presente, è un problema familiare, è un problema matrimoniale, ma il problema è un problema e tornare indietro alle cause non va a risolvere il problema. In tutto questo problema la nostra attenzione deve essere anche verso i figli, perché sicuramente in un problema familiare, amen, quando cominciano le difficoltà, ciò che può capitare e che capita è che manca l'attenzione verso i figli. Quindi i figli crescono
con una situazione di disagio, vivendo le pressioni finanziarie, vivendo la loro vita di studi, vivendo la vita in chiesa, nella comunità, con la fratellanza, vivendo tutto questo ma con un grande problema nella loro casa. Il problema è papà e mamma, il loro matrimonio. Questa famiglia si rende conto, arriva a un punto nella loro difficoltà che fare tutto, possedere tutto diventa impossibile e troppo difficile. Allora si rendono conto che la famiglia si è ammalata spiritualmente, amen, e si rendono conto che veramente stanno perdendo la loro comunione con Dio, stanno perdendo l'intimità con Dio. E questo è qualcosa che in questi ultimi tempi si sentono, questi sintomi nelle famiglie. Solo che le famiglie continuano a venire in chiesa con una maschera di un matrimonio, di una situazione familiare che va tutto bene. Ma cosa bisogna fare quando si arriva a questo punto? Cosa dobbiamo fare? Qual è il nostro compito? Il nostro compito è parlare a queste famiglie, a questo matrimonio, a questi figli, e dirle che esiste un rimedio a questa malattia. Esiste una guarigione a questa malattia, se possiamo così chiamarla. E questa soluzione oggi la possiamo trovare nel Salmo 84. Amen. Dice, amen, il Salmo 84. Amen. Nel verso 3 menziona una parafrasi, una similitudine molto bella. E sempre il Signore nella sua parola usa la natura per farci capire principi per la nostra vita. Dice il verso 3, scusate, anche il passero trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccoli presso i tuoi altari. O Eterno degli esti, mio Re, mio Dio. Vediamo che il salmista parla della casa di Dio in un modo meraviglioso, come un luogo necessario per le nostre vite, e rappresenta la presenza di Dio. Questa casa rappresenta la presenza di Dio necessaria per noi, come un luogo meraviglioso, come un luogo sicuro. Amen. E dice che passeri e rondini trovano pace presso l'altare di Dio, creando il loro nido e allevando i loro piccoli. Che significa questo per la tua vita, per il tuo matrimonio, forse per la tua soluzione, per la tua situazione matrimoniale, familiare, come abbiamo appena menzionato? Prima di tutto, non nasconderti dietro alle difficoltà, pensando di poter coprire tutto e che tutto si andrà a sistemare, perché tutto non si andrà a sistemare. C'è un detto che si sente comunemente quando si hanno problemi nel mondo, è: non ti preoccupare, tutto andrà per il bene. Caro fratello, cara sorella, caro ascoltatore, questa è una bugia del diavolo, perché la scrittura ci insegna che tutto non andrà per il bene, ma più il tempo passerà e tutto andrà verso il peggio per l'umanità, soprattutto per coloro che non stanno dimorando nella casa dell'Eterno, soprattutto per coloro che non sono alla presenza di Dio, soprattutto per quelli che spiritualmente non stanno creando il nido e allevando i loro piccoli presso gli altari della casa di Dio. Questo è meraviglioso, perché appena con la mia famiglia ci siamo trasferiti in questo paese che si chiama Parabiago, amen, Dio ci ha concesso veramente una casa meravigliosa, una casa tranquilla, una casa in una zona molto tranquilla, in un contesto familiare, in una cascina. Ma dal primo giorno che siamo arrivati
a visitare questa casa prima di decidere se prenderla oppure no. Non solo i padroni di casa, ma anche noi notammo in questa abitazione, in questo cortile, la presenza di molte rondini. Ero da tempo, e anche mia moglie eravamo da tempo, che non vedevamo le rondini. Anche se abbiamo vissuto in paesini di campagna dove c'era molto verde, era tempo che non vedevo rondini. E questo ha portato anche a ricordare molti momenti del mio passato, quando ero piccolo e i miei nonni, i miei zii avevano una casa in montagna, una cascina, ed era molto comune il venerdì dopo la scuola partire, andare in questa casa in campagna, in montagna, passare il weekend e ritornare la domenica sera. E ricordo molto bene di tante rondini. Ma tornando al giorno di oggi, a questi tempi, quando arrivai con mia moglie in questa casa, in questo cortile, subito la mia memoria andò al passato, ma anche arrivò a questo verso. Posso ricordare e posso anche testimoniare che in questa casa ancora oggi ci sono diversi nidi di rondini in diversi angoli di questa cascina. E come la rondine sceglie, cura dove fare questi nidi, in luoghi molto protetti, in luoghi protetti dalle intemperie, dal vento, dal freddo. Ma mi ha anche colpito come queste rondini escono da questo nido, cominciano a prendere il volo, girano intorno al cielo, girano, girano, si procurano da mangiare, ritornano al nido, danno da mangiare ai loro piccoli, riescono e fanno questo di continuo tutto il giorno. In questa casa ci sono diversi nidi, almeno 3 o 4, e tutti sono pieni di rondini. Ed è bello poter stare fuori ad ammirare la natura, come Dio veramente ha fatto ogni cosa perfetta. E rimango colpito, sorpreso, meravigliato dalla grandezza del nostro Dio, come queste rondini ci insegnano a custodire i nostri figli, la nostra famiglia. La scelta del luogo è importante per la rondine. Deve essere un luogo sicuro da ogni intemperia, un luogo sicuro da ogni predatore, perché questi nidi di questi rondini sono stati creati, edificati in luoghi dove non possono arrivare i predatori, i gatti per esempio, o altri uccelli non possono arrivare. E mi ha colpito come, parlando con il padre di casa, mi disse che purtroppo a malincuore ha dovuto togliere alcuni nidi perché erano stati fatti in luoghi dove i piccoli uscivano, cadevano, venivano troppo schiacciati dal motore, se posso dire così, del cancello elettrico. E lui dice che per tanto tempo, anche se questi nidi furono spostati, le mamme continuano ad andare in quel luogo cercando quel nido. Wow! Passeri e rondini, menziona la scrittura. Dice: anche il passero trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccoli presso i tuoi altari. Che significa questo per noi? Perché è importante questa sera parlare di questo? Sicuramente uno sta passando una difficoltà familiare, matrimoniale, con i figli. E il mio incoraggiamento è non nasconderti, marito, non essere una persona forte, ma alla fine dentro stai soffrendo. Parla, esprimi le tue emozioni, apri il tuo cuore prima di tutto a Dio, alle persone che Dio ha messo accanto a te, perché ritenere tutto dentro di te e soffrire, e tutto ciò che può
Succedere è semplicemente una situazione che andrà peggiorando perché stai cercando di risolverla tutta umanamente. E tutto ciò che può succedere, che succederà, è che anziché aiutare la tua famiglia, il tuo matrimonio, i tuoi figli e tutto quello che è intorno a questa realtà a rimanere in un luogo sicuro che è la casa, la presenza di Dio, stai semplicemente portando lontano dalla presenza di Dio la tua famiglia. Allora, cosa significa questo? Passeri e rondini sono la perfetta immagine spirituale di una famiglia sana. Padre e madri che crescono una famiglia e crescono i loro figli sotto lo sguardo di Dio. E questo rimedio è un rimedio alla portata di tutti coloro che confidano nell'Eterno. Perché chiunque confida nell'Eterno e accetta di vivere alla sua presenza, amen, e decide di far crescere i suoi figli alla presenza di Dio, è veramente avere un nido presso i suoi altari, un luogo sicuro dove arriveranno intemperie, dove arriveranno tempeste, dove arriverà, ma nulla accadrà al tuo matrimonio, alla tua famiglia e ai tuoi figli. Passeri e rondini fanno la loro casa, il loro nido, amen, dove posare i loro piccoli presso gli altari dell'Eterno. Dice ancora la scrittura, amen, un giorno nei cortili val più che mille altrovi. Io preferisco stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Che significa, amen, quel giorno? Il giorno che il Signore ci concede, ci sta concedendo l'opportunità di vivere nel suo riposo. E il suo riposo, la sua pace, e tutti, se possiamo dire questa parola, malesseri giornalieri che si possono presentare alla nostra vita, al nostro matrimonio e alla nostra famiglia. E questi malesseri, se posso continuare a chiamarli così, si presenteranno, amen, nella tua vita giornalmente. Perché il nemico cercherà sempre di distruggere la tua famiglia, il tuo matrimonio. Proverà con te, proverà con tua moglie, proverà con i tuoi figli. È importante vivere ogni giorno alla presenza di Dio, nel suo riposo, nella tua pace, perché è il rimedio, amen, contro i giorni difficili che affrontiamo vivendo in questo mondo malvagio. In questo mondo difficile. Allora, ecco perché il salmista dice: è meglio un giorno, amen, nei tuoi cortili, alla tua presenza, perché qualunque cosa arriverà nella nostra vita, Dio è il nostro scudo, Dio è il nostro rifugio, Dio è la nostra protezione. E se noi abbiamo edificato la nostra casa, dice la scrittura, sulla roccia che è Cristo, nulla potrà batterla. Quindi non importa cosa accadrà nel tuo matrimonio, nella tua famiglia, Cristo è il capo della tua casa e nulla accadrà nella tua vita. Dice ancora il Salmo 26, versetto 8, eterno, io amo l'idea della tua casa, è il luogo dove risiede la tua gloria. Non mettere l'anima mia assieme ai peccatori e non aggregarmi agli uomini di sangue, perché nelle loro mani ci sono piani malvagi e la loro destra è colma di regali. Il Salmo 141, versetto 4 dice: non permettere che il mio cuore sia attirato da alcuna cosa malvagia, per commettere opere malvagie con gli operatori di iniquità, e fa che io mangi dei loro cibi squisiti.
Quindi ecco perché il salmista dice: un giorno nei tuoi cortili vale più che mille altrovi. Io preferisco, è una tua scelta, padre, marito, io preferisco stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi, che abitare in questo mondo, condividere la realtà, la vita del mondo. Siamo parte di questo mondo, ma per condividere la vita in Cristo Gesù e per condividere a tutti la benedizione, amen, che si può ricevere vivendo nella casa. Perché dice ancora il Salmo 84, versetto 4 in avanti, dice: beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano di continuo. Amen. Beato l'uomo che ripone la sua forza in te e che ha in cuore le tue vie. Quando attraversano la valle di Baca, la trasformeranno in un luogo di sorgenti e la prima pioggia la ricopre di benedizione. Essi vanno di valore in valore e infine compaiono davanti a Dio di Sione. E arrivati verso la conclusione di questo studio, è importante pensare alla tua famiglia e al modo in cui trascorri il tempo con la tua famiglia. La tua famiglia ha un tempo di qualità e in questo tempo di che cosa si parla? Che cosa si condivide? Dove hai fissato la tua dimora? Hai fissato la tua dimora presso le tende di questo mondo? O hai fissato la tua dimora presso gli altari del tuo Dio? Il verso di Giosuè, e con questo concludo, nel capitolo 24, versetto 15, dice: e se è cattiva cosa servire l'Eterno? Quindi se pensi che servire l'Eterno sia inutile, non serve a nulla, almeno scegli oggi cosa fare. Scegli oggi chi vuoi servire. Dice la scrittura: scegli oggi chi volete servire. O gli dei che servì i vostri padri di là del fiume, o dei avrei nel cui paese voi abitate. Ma quanto a me, dice Giosuè, e alla mia casa, serviremo all'Eterno. Caro fratello, caro ascoltatore, Dio ti benedica. Prego che questa scrittura sia una scrittura di incoraggiamento per te in questa sera. E prego che possa essere di esortazione e spingerti a vivere di più la presenza di Dio che vivere in questo mondo. Già soffriamo troppe dolori per quelli che si allontanano dal Signore, per quelli che non comprendono l'importanza, amen, di credere nel nostro Signore Gesù Cristo, di credere nella sua parola. Già soffriamo abbastanza per quelli che non possono ubbidire alla sua parola, e la sua parola è utile per salvare anime. Perché anche noi, amen, dobbiamo scegliere di vivere come vivere questo mondo e soffrire quello che soffre questo mondo. È meglio un giorno nei cortili, amen, che mille altrove, dice la scrittura. Io preferisco stare sulla soglia della casa di nostro Dio. Passeri e rondini fanno i nidi presso gli altari di Dio, un luogo sicuro e dimorare nella casa dell'Eterno. Che Dio benedica. Un saluto dal ministro, dalla bella Parabiago in provincia di Milano, e che Dio possa benedire la tua serata, il proseguimento della tua serata, che Dio possa aiutarti a prendere la giusta decisione davanti a Dio. Pace di Cristo e Dio ti benedica. Thank you.
yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Grazie per aver ascoltato il podcast Antioca di Torino e di Milano. Se vuoi sostenere il podcast, puoi trovare sul sito www.antioca.it tutte le informazioni nella sezione Donazioni. Pace di Cristo, Dio ti benedica.